Buongiorno ragazzi e bentornati al canale, come sempre Giù di Muscolo Vita. Oggi ho deciso di filmare la mia giornata, era una giornata un pochino speciale. È iniziato tutto, siamo andati a farci una bella colazione qua con un cappuccino e un cinnamon bun, quindi un bun alla cannella, in uno dei posti più, diciamo, dei caffè più belli di Bath, nel senso che c'è una vista spettacolare di questa abbey della chiesa centrale di Bath. Vi consiglio veramente di andarci, si chiama Mokoko, anche il cinnamon bun era buonissimo. Sto facendo colazione, oddio Giulio, ma non fai più il digiuno intermittente? La verità è che in massa lo faccio magari 3-4 giorni a settimana, dipende da come mi sento quando mi sveglio. Se ho fame quando mi sveglio, mangio, dato che ho le calorie appunto che sono più alte, posso permettermi di mangiare. Quindi questa è una di quelle giornate in cui ho fatto una colazione, comunque la tengo abbastanza piccola, non faccio niente di greve. Siamo poi andati ad allenarci, qua potete vedere il mio pull day di ipertrofia. Cosa vuol dire pull? Vuol dire che alleno schiena, bicipiti, praticamente movimenti di tirata, quindi schiena, bicipiti, e faccio anche un pochino di deltoide posteriore, ovvero la spalla, il dietro della spalla, diciamo. Giornata di ipertrofia, faccio questa giornata una volta a settimana, l'altra sessione di pull è quella di forza. Diciamo che sono termini che in realtà non significano molto, perché entrambi, sia la forza che l'ipertrofia, aumentano tutte e due le cose. Però per quale motivo io voglio fare questa distinzione? Perché nella giornata di forza è dove vi spingete con i carichi e dovete applicare il sovraccarico progressivo, dovete diventare più forti, e se le ripetizioni sono più basse e i carichi sono maggiori e i tempi di recupero sono maggiori, è più facile diventare più forti. Per quello dico giornata di forza, anche perché così quando voi entrate in palestra avete in mente che qui è quando dovete essere forti, quindi dovete provare dei carichi che non avete mai provato prima, dovete stimolare veramente il vostro muscolo a crescere con dei carichi più pesanti di prima. Nella giornata di ipertrofia invece, perché dico ipertrofia? Perché mi concentro soprattutto, come avete visto in questi momenti, sulla contrazione, quindi le ripetizioni sono leggermente maggiori, i tempi di recupero sono un pochino minori, quindi sudate un pochino di più, e vi focalizzate veramente tanto sulla contrazione muscolare. Dovete, questa è la cosa principale di questa giornata, quindi abbassate il carico ma sentite benissimo i muscoli lavorare. Questa è una sorta di daily undulating periodization che è almeno pari in termini di crescita muscolare a una progressione lineare, soprattutto per lifter più avanzati può aiutare. Quindi se siete intermedi e vedete che avete stallato con i progressi in palestra, provate a fare questo modo, quindi cambiate, variate l'intensità nelle vostre sessioni. Finito il pull workout, ecco qua la mia schiena in bulk, è un pochino cicciottella ragazzi, questo è normale, normalissimo che voi in fase di massa da natural mettete su un pochino di grasso, non potete pensare di rimanere proprio tipo shredded anche se state facendo massa, è abbastanza contro la nostra fisiologia. Se il tuo corpo ti stai dando più energia, ovviamente se stai facendo tutto bene, seguendo un programma di allenamento corretto, proverà a immagazzinare tutto nei muscoli, ma non sempre è così, sicuramente ci sarà anche un pochino di fat gain, quindi mettete su anche un pochino di grasso durante la vostra fase di massa. Poi siamo usciti, ho fatto dei mercatini e siamo andati a fare la spesa. Io, se state in Inghilterra, vi consiglio di andare da Waitrose, è un pochino più costoso ma i prodotti sono di una qualità direi almeno decente e paragonabile, magari non paragonabile a quella italiana ma almeno decente. Come avete visto là mi sono comprato del pane, delle uova, e adesso vi faccio vedere il primo pasto della giornata, anzi il secondo pasto della giornata anche post workout: 4 uova, un pochino di pane integrale, mi sembra che erano 150 grammi, un kiwi, ovviamente bevo e prendo la mia creatina insieme al pasto post workout, la mela, la banana, 5 grammi di creatina un giorno, ho iniziato a prenderla, e ci ho aggiunto per un pochino più di proteine questo Carb Crusher Sea Salt and Flavor, è buonissima ragazzi, se volete provatela col link che lascio in descrizione, vi ringrazio già adesso se lo fate. Poi ovviamente avevo la lezione all'università di Bath, quindi questa è una camminata di 20 minuti abbastanza scenica e poi un'altra 20 minuti di bus. Arrivi all'università, avevo solamente una classe di 2 ore, questa è una classe di management, fatto tutto rapidamente, sono tornato a casa, mi sono preparato il mio terzo pasto della giornata: riso, broccoletti, macinato di carne 5% massa grassa e un pochino di formaggio per aumentare i grassi.
Questa è una giornata bella piena, quindi dopo quel pasto siamo tornati in città. Vi sto facendo qua vedere delle belle cose. Abbiamo deciso di fare una cosa che non abbiamo mai fatto prima. A Bath, ovviamente, perché si chiama Bath? Perché Bath vuol dire praticamente bagno, perché ci stanno i bagni romani. Non ci sono mai andato, questo è il quinto anno che sto qui a Bath. Abbiamo deciso oggi di provarlo, perché no, dai. Quindi eccomi qua con il mio accappatoio, vedrete un po' delle scene strane, sarà un po' appannata la lente, ma veramente vi consiglio, se riuscite, venite a trovare e venite a visitare Bath, ve lo consiglio veramente, un'esperienza abbastanza unica. Sia con la sauna, le terme, sopra c'è una piscina aperta e potete vedere tutta Bath, sotto c'è una piscina al chiuso, tutto molto caldo, molto carino, ve lo consiglio. A me poi in particolare mi piace un sacco la sauna, mi piace rilassarmi, mi piace fare queste cose, prendermi cura un pochino di me almeno una volta all'anno, diciamo. Quindi ecco qua la spa. Questo è anche il terrazzino fuori, presumo, durante la giornata. Noi siamo solo andati per filmare perché purtroppo non mi facevano filmare dentro, quindi sono dovuto essere un pochino sneaky. Dai, lasciateci un like per questa cosa, eh. Lì vietatissimo filmare, ma gli ho detto, sai cosa, no, non posso lasciarvi senza video. Quindi eccomi che mi ha filmato. Ultimo pasto della giornata. Wagamamas. Se voi venite in Inghilterra, Wagamamas, siete sicuri di andare. Andate al sicuro praticamente, non è cotto male, è cotto bene, pochi grassi, comunque non è che ci vanno con tutte le salse, chissà che cosa, piatti veramente squisiti, un pochino thailandesi, un pochino thai, un pochino, sì, quella cucina un pochino così. Io spero che vi sia piaciuto questo video, ci rivediamo nella clip successiva. No. Ed eccoci tornati nella mia stanza da studente. Questo è stato un video un pochino diverso dal solito. Fatemi sapere se vi è piaciuto oppure no. Ho pensato di fare una cosa di diverso. Siamo andati alla spa, era bellissimo. Come avete visto, non ho tracciato le calorie. Cosa faccio quando non traccio le calorie? Questo lo posso fare perché ho esperienza, diciamo 2-3 anni che sto tracciando i macronutrienti. Quindi una volta che lo fai anche solo per un mese, vedrai che è un investimento di tempo, che una volta che inizi a leggere dietro tutte le scatole dei prodotti, degli ingredienti, delle cose, ti ricorderai in testa i valori, soprattutto se lo fai per 1 o 2 anni, puoi capire come riesco a tracciare più facilmente. Non è 100% accurato, ma è abbastanza preciso e costante col passare del tempo, e questo è quello che mi permette comunque di ottenere dei risultati in palestra. Detto questo, se non traccio, cosa ho fatto? Ho fatto 3 pasti più consistenti, quindi ho eliminato gli snack, non ho fatto snack, in questo modo sono sicuro di non introdurre delle calorie inutili, diciamo, tra i pasti, e in tutti e 3 i pasti ho colpito una fonte di proteine, e questo è importantissimo perché se voi volete raggiungere più di 100 grammi di proteine, dovete veramente pensarci, non viene facilissimo, non è difficile, però non è facilissimo, e quindi ho pensato per questo motivo di appunto prendere le proteine in ogni singolo pasto. Come avete visto, frutta e verdura, bisogna anche quella essere sicuri di colpirla per colpire i micronutrienti nell'arco della giornata, che alla fine ci aiuta con la performance in palestra, ci aiuta con la salute, ci aiuta a sentirci bene. E che altro? Questo è tutto, ragazzi, vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione, spero che sia piaciuto questo video. Mi raccomando, lasciateci un like. Se volete programmi di allenamento personalizzati, sapete già, potete andare sul sito, li trovate là. Ho anche i programmi gratuiti per chi volesse scaricarli. Come sempre, se usate il codice di MyProteinGiù, vi ringrazio veramente tantissimo. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao! So how does it feel?